Visto che vogliono aprire questa dialettica politica col sindaco di Napoli, vorrei chiedere al Movimento 5 Stelle come mai dopo un anno di governo ancora non hanno fatto l'acqua pubblica a Roma. E adesso evidentemente si sta capendo che significa avere il comune che è contro la regione che è contro il comune di Anguillare è contro il comune di Roma e Acea che decide a chi dare l'acqua. A Napoli, come in altre parti d'Italia, c'è un problema di siccità molto serio, perché in questo paese non si investe sui beni comuni, non si investe sull'acqua, non si investe sulla difesa del territorio, lo stiamo vedendo con gli incendi. A Napoli però abbiamo ABC e se ci saranno delle difficoltà, noi ci auguriamo che questo non avvenga, tutto sarà gestito non come sta avvenendo in questi giorni a Roma, con una guerra tra privati e pubblico, ma tutto in mano pubblica. Dove sta il Movimento 5 Stelle sull'acqua pubblica nelle città in cui governa? Ecco la differenza tra le chiacchiere e i fatti, e in questo mi sento anche molto vicino al popolo 5 Stelle, che ringrazio di avermi sostenuto anche in questi anni, perché tanti di loro mi hanno sostenuto, soprattutto sulle battaglie sull'acqua pubblica. Cominciamo a fare i fatti. Io credo che il problema di Roma sia anche perché non si sia applicato il referendum sull'acqua pubblica bene comune, ed è per questo che Roma in questo momento si trova a fare una guerra tra CEA, regione e comuni coinvolti. A Napoli questo non accadrà, in Campania non accadrà, se anche ci sarà un momento di difficoltà saremo coesi e sarà il governo pubblico dell'acqua a decidere che misure adottare.